Eccoci qua. Claudio, ancora. Sempre qua. Adesso ti faccio vedere un tubo spiralato, così impari una cosa. Ma aspetta, cioè, nel senso che ci sono le spirali tipo un serpentello che esce fuori. È una spirale continua. Un vortice? Più o meno, sì. Qualcosa del genere, sì. Perché ne hai uno qua? Sì. Già. Dai, fammelo vedere. Vediamo. Adesso impara, stavolta qua guarda, così finalmente impari qualcosa di utile. Fammelo vedere, no, tiralo fuori. Vedi lì? Ah, quello lì grigio con quelle... Vedi che fa tutto così a girini? Quello è un tubo spiralato. Quello lì è un tubo spiralato. Ma serve per far girare i girini, ciao! Sì. Ma passa dentro anche le rane? Sì. Ogni tanto capita anche da fuori. Esatto. Quello lì si può usare tipo così per condizionamento, questo esatto. È solo un ricambio d'aria. Ma non si può usare in falegnameria. Esatto. Dove c'è un deposito? Cioè, una roba economica. Costa molto meno rispetto. Cioè, quello è il tubo base che si usa per aspirare la roba. La robetta così. Aria che va bene, aria no, io aspirerei, farei soltanto ricambi d'aria all'interno nei locali tecnici come questo. Anche perché non è a tenuta. No, per niente. Tant'è che come si può vedere, le curve e il tubo sono insieme con quattro viti autoforanti, per cui la tenuta è bassina. Puoi farci passare un gas tossico dietro. Esatto. Come fa lì difficile. Hai ragione. E la curvettina lì in fondo? È sempre di... È sempre spiralata. E la scatoletta dopo quella, cos'è? Quella lì è la curva stampata, quello è uno scambiatore di calore, un riscaldatore. Ah, quindi... Eh sì, perché tu aspiri aria dall'ambiente, che è fredda magari d'inverno, gli dai un po' di elettricità, la riscaldi su, così chi è dentro lì sta tranquillo. Ah, non li fai stare al freddo con gli operai? Non è così bastardo. Lo dipingono così. Ah, ciao.